Ella, buonasera a tutti. C'ho il cerchietto, già ve lo dico. Stasera è una serata che non mi andava di fonarmi i capelli e l'ho fermato perché poi sennò mi massacrate. Cerchietto, buonasera a tutti. Quella, come andiamo? Mi avete massacrato di messaggi per la diretta. Sono stato un po' incasinato. Poi c'è stato l'evento. Ieri ve l'ho fatta la diretta con Adornetto. Però so che voi avete proprio il bello della direttuzza nostra, perché ormai è diventato un punto di riferimento. E quindi vi manca. Ma vi mancate pure voi, ragazzi, la cosa è reciproca. Detto questo, stasera direttina molto particolare, prodotto che è da tanto tempo che dovevo recensire, ma non ho avuto tempo. O perlomeno abbiamo provato altro. Ciao Gianni, ciao Marcuccio, ciao Diego, ciao Lorenzo, ciao Tommasi. Non c'è audio? Come non c'è audio? No. No, l'audio c'è. Non ti vedo. Ma come non ti vedo? Non c'è audio? No. Luci, maestro. No. Mara, dare conto, diretto ogni sera. Stai sprecando le parole di... ragazzi. Allora, detto questo, direttina, la facciamo. Prodottino che andiamo a provare questa sera. Spero che si sente e si veda, perché qualcuno ha scritto non si sente, non si vede. Ma ci siamo. Io non sento nulla. Audio ok, allora Tommaso è un problema tuo, esci e rientri. Ciao Davide Necci, buonasera a tutti. Andiamo a provare questo prodottino qua, Francais. Ringrazio il buon Tommaso Guerini che oggi mi ha dato un aiutino. Per cercare sto prodotto perché non riuscivo a trovarlo, o perlomeno mi ha dato le dritte di chi sia il produttore, perché me l'ha regalato il mio amico Di Miccoli, che ringrazio. Si presenta così, a zollettina, guardate, dura. Profumazione molto, ma molto, ma molto blanda, ragazzi, ma molto blanda. Ci vado a mettere un pochettino di acqua calda, bella caliente. È il tempo che facciamo due chiacchiere, lo facciamo sciogliere. Guardate un po'. Vediamo di che si parla. Non l'ho mai provato. Si vede, si sente che spacca tutto. Il bagno è vuoto senza Adornetto. Non abbiamo, ieri abbiamo avuto il piacere di avere Adornetto in questo immenso bagno. Si è perso, ragazzi. Lui è 1,63 m. Si è perso. No, si è perso nel mio bagno. Ciao Michele, grande Michele. Mentre che il sapone fa un pochettino di acqua di vegetazione, che dirvi ragazzi, soddisfattissimo della giornata di ieri. Organizzazione mi è piaciuta tanto, mi è piaciuto pure come è stata fatta la gara. Ho visto molta professionalità, cosa che mi è piaciuto tantissimo nel mio piccolo, ragazzi. Per quello che posso giudicare io, praticamente la qualità dei barbieri era molto alta. Quindi significa che noi siciliani, per quanto concerne la barberia per taglio. Ciao Erika! Ciao Rino Rino! Poi ti rispondo, Rino, perché mi è volato il messaggio, non ho letto niente. Dicevo, l'organizzazione è stata veramente fatta bene. E la qualità dei ragazzi. Ciao Antonio Pipitone, un bacio alla moglie e a tutti. E la qualità era molto alta. C'erano persone veramente preparate. Un bel evento, ragazzi, un bel evento. Ve l'ho detto, l'unica pecca, se si può dire pecca, c'è stata la musica per me, che sono vecchietto, troppo potente. Sono uscito da là dentro che mi fischiavano le orecchie. Allora, mi sono fatto lo shampoo, quindi se io sto così, perché non mi va di fonarmeli, sta male. Quindi mi metti il cerchiettino, visto che ieri a sto prezzo mi sono fatto il taglio. Col buon Giovanni Condorelli che ci ha lusingato. Ciao Lello! Ci ha lusingato del primo posto e abbiamo avuto pure un secondo posto, ragazzi. E quindi tanta roba in famiglia Waldeir. Importante, importante, importante. Soddisfazione mia personale perché quei rasoi sono stati affilati dal sottoscritto. Quindi ulteriore soddisfazione. Ciao Antonio Lombardo. Pennellino che proviamo stasera. Il mio piccolo tasso. E cavallo che vado a strizzare, ciotolina, vai,
Rocco De Contin, metto l'acqua di vegetazione dentro la ciotola e vado a caricare il pennello e vediamo che succede. Vediamo di che cosa si parla con questo sapone. Non ne ho idea, ragazzi. La profumazione a naso è molto blanda. Vado. Si è ammorbidito un po'. Faccio aprire tutto. Oh, carica fatta. Ragazzi, la profumazione è molto blanda. Sembra che ci sento uno speziato, una specie di colonia inglese, ma molto delicata, proprio, ma molto delicata. Non perché siamo abituati a saponi che sparano tipo americani, ma molto delicata. Cioè, profumazione molto bassa. Quindi non dal fatto che siamo abituati a saponificazioni con profumazioni più persistenti. Proprio è molto blanda. Mi bagno il visino e vediamo se mentre in saprone esplode qualcosa. Ciao Gianni Condorelli, grande. Sei il mio orgoglio. Tu e Salvuccio siete il mio orgoglio. Veramente, grandi. Zio Pippo, ancora aspetto a te, ma di che cosa? Non mi ricordo, Salvo, non mi ricordo. Mi hai scritto, mi hai fatto, non mi ricordo. Perdonami ragazzi, ma siete troppi. Certe volte mi arrivano i messaggi, li apro. E dico, ora ci rispondo. Rispondo un altro e possibilmente mi resta già aperto come se ho letto e poi non vi rispondo. Ragazzi, c'ho un'età io. Ernesto Leo, ciao. Allora, andiamo, vediamo che succede. Speriamo di non rovinarmi le basette, che sono perfette. Ma tanto, sono sicuro. Nel caso Giovanni, una passeggiata dalla Via d'Affari a Palermo, mi sistemi le basette. Quindi, come sempre, mi scarico il pennello, perché se vado subito a insaponare ora, schizza da tutte le parti. Lo scarichiamo in tutti i suoi angoli, me la delineo e ora incomincio a fare lavorare il sapone. Ciao Francesco, ciao Carmine, buonasera a tutti ragazzi, buonasera. Scusate, ma stasera siete tantini. E i messaggi corrono a mille, non riesco a leggerli tutti. Ormai io ve lo dico ogni sera, ma già voi li sapete. A codesta passata. Bagno. Nell'acqua di vegetazione. Già la ricrescita tranquillo. Io sei un cavallo. Ieri il Giovanni ha fatto una barba strepitosa. Ah già, e la cosa che mi è piaciuta, che nel video si vede, perché lui l'ha pubblicato tutte e tre, che praticamente, io non so quanto giorni Gianni non si faceva la barba, penso, avevi 2 giorni di barba, penso, almeno 2 giorni di barba, giusto? Che pennello sto usando? Lo Zenith Ciabino che mi faccio fare io, col ciuffo corto, cavallo e tasso. Io non mi ricordo di quando aveva la barba Gianni, comunque vi dico solo che in prima passata Giovanni, vum, va a scendere e gli leva tutta la barba a prima passata. E c'era Paolo Barasso vicino. Guardate gli occhi di Paolo che guardava. Dice, ovviamente, bravura di Giovanni significa padronanza dell'attrezzo. Dai, sono solo una sessantina. Sì. Ormai, ragazzi, ci siamo abituati ai numeri del gruppo. Pensate che prima si direttava che eravamo 21, 22, oppure ho incominciato con 3 persone. 12 giorni di barba? No, non ci credo. No, 12 giorni no. Se tu hai 12 giorni di barba in quel modo, se non me la faccio per 12 giorni io, con la motosega ci dovevo andare. Cioè, a te ti cresce come Hello Kitty la barba. Ciao Bea!
Marco Rinaldi, quella boss. Alessio Locchi. Eppure cavallettasso lo vorrei. Allora, fattacciabino così è uno spettacolo. Il rasoio spettacolare merito tuo, grazie Giovanni. Però la bravura tua è anche di saper interpretare, soprattutto che era un rasoio che non conoscevi, subito l'attrezzo e averci la sicurezza di fare passate lunghe. Questo è da dartene a. Sì, 12 giorni di barba, mamma mia. Io, onestamente, ragazzi, il bravo me lo prendo perché chi mi conosce sa che ci ho messo l'anima per imparare a sti livelli. Grazie anche a quel vecchiettino, che lo chiamo vecchiettino perché lo voglio bene, che mi ha dato l'arte che mi mancava. Se non mi faccio la barba per 12 giorni mi mando la sla a casa. Sì, vabbè, ad orretto ce l'ha fitta la barba, però forse poi a un certo punto hai la crescita lenta, perché io 12 giorni di barba, ragazzi, veramente mi rendo indecente. A prescindere che 12 giorni, con tutto il bene per Giovanni Condorelli, non avrei resistito, perché ragazzi ormai sono abituato che io, se mi metto la faccia nel cuscino, devo essere liscio, se no soffro. Allora, saponificazione, guardate, monta strepitosamente, è molto densa, la profumazione è molto ma molto ma blanda, diciamo assomiglia molto a quelle colonie inglesi. Ma sempre adornetto come erano i cannoli, la fine del mondo, cannoli di piano. Rasoietto che uso stasera è un rasoietto che mi ha mandato da affilare questo e tanti, e mi pare altri 6 rasoi, il buon Peppino Mara, che oggi stavo facendo il pacco, mi fa: no caro mio, mi devi fare una cortesia, dice, lo usi il rasoio, uno che ti fa simpatia in diretta. Quindi il pacco non l'ho fatto e praticamente lo provo in diretta. Vi posso assicurare che era un tagliacarte. Il rasoietto si chiama J. Orton London. Onestamente, ragazzi, non conoscevo questo rasoio. Comunque, Made in Sheffield. Faccio il rasoietto. Spero che vada bene. Non puoi capire quanto ne ho mangiato. No, no, ti conosciamo, Michele, ti conosciamo. Che sapone sto usando? L'Occitane. È un sapone francese. Mi ha fatto un bel montaggio. Vediamo scorrevolezza e vediamo il rasoio come va. Taglia, taglia. Vabbè, dolcissimo. Ha un taglio dolcissimo. E mi sto accorgendo che è pure un po' canterino. Quindi mi sto zitto, sennò poi vi incazzate perché ormai vi conosco. Ciao Cicciuzzo! Quella hai ragione, Veronica, hai ragione, hai ragione. E Giuseppe Raimondo, io ho l'Alzheimer, ragazzi. Meno male che mi capite. Meno male che mi capite, ragazzi. Io con i cognomi, ragazzi, siete quanto la briscola, ma meglio così. Pulizia e ordine. Questa frase ormai ce l'ho nel cervello. Pulizia e ordine. Allora, cerchiamo di non sbagliare le basette. Che voi lo sapete, io sono cintura nera mondiale per sbagliare le basette. Perciò.
È un dramma, non c'ho l'occhio, ragazzi. No, ma a me mi capita spesso, Veronica. Ho un'età. Taglia, taglia. Dai, che non la voglio sbagliare la basetta. Speriamo. Forse ci ho preso. Almeno 10 kg dobbiamo buttare via. 10 kg sono gli spicci. Senza tirarsi indietro, perché se ne poteva andare se non ci tagliavi i capelli gratis. Andò, non se ne poteva andare, te lo posso assicurare. Quello è il pizzo. È il pizzo da pagare. Sei perdonato, grazie. Specialmente ora che abbiamo un altro dottorino nel gruppo, appena laureato, bello fresco fresco, cervellone. A sto prezzo, e infatti io gliel'ho scritto a sto prezzo. Spada laser, Francesco, il tuo rasoio è pronto, dobbiamo solo vederci. Teniamo quest'angoletto qua. Pulizia e ordine. Ciao Angelo Montagna. Tanto per usarlo passerà ancora tempo, paura, ma come paura? Ora ci facciamo l'obliquo. Oh ragazzi, ha un taglio dolcissimo sto rasoio. Peppino sarà veramente contento. Un po' canterina la lama.
Ma taglia veramente bene, molto dolce. Facciamo un obliquino. Allora, sapone non malvagio, ovviamente. Saponificazione non per come siamo abituati, top. La scorrevolezza non è eccezionale, che ormai siamo abituati a burri, super burri, proprio che la differenza la senti in maniera disarmante. Sapore però molto facile, che schiuma subito e con poco riesce a sbarbare. Ovviamente non hai però l'esento proprio in passata, specialmente con un mano libera, la scorrevolezza a cui siamo abituati. E mi sto accorgendo pure che non ha quella densità pure che siamo abituati noi. Allora, di essere mi sembra che il refill di questa ciotola costi all'incirca 16 euro, mentre con la ciotola d'alluminio così, se non dico una fesseria, che lo vedevo oggi, che ero col Guerrini, mi pare che costi 30 euro. No. 30 euro, la mamma non vuole. Calogero, ciao Peppe, tutto bene? Tutto ok? Ovviamente non è il fotonico è fotonico, ma ci sono altri prodotti che abbiamo provato in queste serate che sono fotonici. Questo non è un prodotto fotonico. E oltretutto, a quanto ho capito, con questa ciotola d'alluminio costa 32 euro. No. Il refill è 16 euro, quindi se vi volete passare il capriccio di averlo, il refill si può fare, costa 16 euro, lo mettete in una ciotolina. E qualcosina ancora la tira. È un sapone commerciale standard, senza infamia e senza lode, fa il suo dovere. Sì, però calcola che costa 30 euro la ciotolina d'alluminio con questa zolletta refill. Cioè, 30 euro. Nah, 30 euro no. Non è che uno. Si compra solo il refill, 16 euro. Per passarsi il capriccio, allora sì, è un 6 ottavi, sì. La mamma non vuole, infatti. 30 euro no. Il refill solo 16 euro. E che ci metti 4 euro, ti puoi comprare di meglio. Pur essendo un prodottino francese, a prescindere che la profumazione è blandissima. Ma non perché, vi ripeto, come vi ho detto, siamo abituati a prodotti più potenti e questo sembra blando. È proprio blando. Pelle asciutta, come vi dico sempre, a sole piatti. Io ho quello a tubo e non mi trovo male. No, ma non è malvagio, la barba si può fare. Però, essendo che costa, il setto che sta crescendo da questa parte, ce ne manca un pezzo, da qua è storto, devo aspettare che cresce perché ci sono punti che non mi cresce e quando era lungo coprivo i difetti perché con le cicatrici in faccia purtroppo. Allora, cerchiamo di sistemare queste basette. Le Perlusienne hanno una profumazione abbastanza blanda, ma questo non è un Le Perlusienne,
Non è un Leverkusen. È un Lo Occitane, l'Occitane, l'Occitien. Non ho idea. Ragazzi, lo sapete che io già ho difficoltà con l'italiano, non mi mettete con le spalle al muro. Comunque ha un suo costo. Vediamo, se la faccio a rovinarla. Condorelli, mi viene a fare le basette e te ne vai. Fai il bravo. Dai, io poi le sbaglio. Mi ha sbarbata però. Stanzignana, insomma, non è che me ne sono andato sulla forma di Condorelli, però non lo so. Non è che sono convinto. Non è che sono convinto, convinto. Io ho la sinistra. Vediamo se mi devo fare del male questa sera. Così non l'ho tirato. Le basette sono venute bene. Ogni tanto un colpo di culo. Allora, mi sciacquo il visino, piccolino piccolino. Acqua fredda, ragazzi. Abbiamo fatto tutto con l'acqua calda. Ora acqua fredda al go-go. Facciamo chiudere i pori, belli belli. Ah, come fredda. Ormai sei il basettaro. Sì, infatti. Allora. Ragazzi, il rasoio ha tagliato in una maniera strepitosa. E quando dico strepitosa, strepitosa. C'è un punto e non mi piace. Sento ancora peletto. Sono liscio a pelo e con un po' di obliquo. Ciao Fabrizio! Allora, la sensazione, ragazzi, della faccia, ce l'ho tipo di gomma. Me la sento tirare. La pelle molto, ma molto, ma molto. Merito all'affilatore. Sì, sono stato bravo perché questo qua era proprio, ragazzi, credete, un tagliacarte. Però l'acciaio è buono. Quindi sono riuscito a metterglielo seriamente in quota e a farlo tagliare come Dio comanda. E ha il taglio molto dolce. Andiamo, visto e considerato, io ho scoperto l'ammazzo a Mirsol, ma non che disdegno il Mirsol. Ci saranno le serate che lo metteremo, ma per ora mi ha intrigato sto prodotto, ragazzi, che è allucinante. Non so quando arrivano gli altri, che sta arrivando il cocomero, il melone, no, che è il melone, cocomero, acqua di rose e lemon. Ciao Paolo! Quando l'ho messo per la prima volta questo prodotto, ho detto: ma che è acqua? Perché è acqua, ragazzi? Acqua, sembra acqua di rubinetto o sembra un prodotto che viene mischiato e te l'allungano con l'acqua. E non ha profumazione, o perlomeno ha una profumazione bassissima che non va a interferire completamente. Witch Hazel, sì, non va a interferire completamente con il dopobarba che metti. È la proprietà proprio di questa erba particolare. Ora, nel momento in cui tu ci dai la sventuliata, con tutto che non è alcolico, d'accordo? La sventuliata è arte, ragazzi.
ti dà una sensazione di freschezza allucinante. E non vi nascondo che sto sentendo la pelle che si sta rilassando, perché questo sapone mi aveva lasciato tipo la faccia di gomma. Abituato che abbiamo quei saponi che ci lasciano quell'effetto seta in faccia, belli burrosi. Non è cocomero, è cucumber. Ah, è cetriolo, hai ragione. È cetriolo, è il cetriolo. Chiadornetto. Beh, diciamo già, ha risolto tutto. Che sbarbata. Questa bolliciona qua sta passando. Questa ancora me la porto dall'evento di Michele. E finalmente oggi è comparso il pelo incarnito sotto la pelle 1, perché è stato quando all'evento mi sono fatto fare la barba con più passate a ragazzi che non avevano mai provato in mano libera. Ci sta. Essendo che qua io vado a salire, tutti quanti sono andati a scendere, c'ho i peli quelli fini, che se io li faccio in contropelo poi mi crescono sotto pelle. E allora automaticamente mi è venuto un pelo. Ho aspettato, perché la bollicina non si sana mai. Quando avete delle bollicine sotto il collo che non sanano mai, se voi andate a scavare, io ho qua. Spillo di combattimento! Questo è spillo di combattimento. Vai a fare buchino, ti scavi un pochettino, fino a quando bup, lo esce e ti esce un pelo che è mezzo millimetro. E quindi scomparirà. Ora, nel momento in cui oggi ho tirato il peletto, fra 2 giorni si asciugherà. Un after che stasera vi vado a mettere. Ciao Danilo, è un after che mi ha regalato. Ragazzi, ormai siamo di regali. Credetemi, quasi quasi me ne pento che ho comprato tutto questo qua, perché sono di regali di voi utenti, che mi ha regalato il mio amico Jared. O Jared. Però a me mi piace più Jared, non so perché. Ve la ricordate questa colonia americana? La costa picca e sa di bella, tipo la limonata. Onestamente ha una profumazione, una bella colonia inglese, che si avvicina molto potenzialmente alla profumazione di sto sapone, che è molto blanda. Ciao Danilo! Ecco, ma mortadella. Costa picca e sa di bella. E poi a sto prezzo, ragazzi, cioè, è fantastico. No, ma è veramente buona. Se avete modo di andarvela a trovare su internet, non costa niente, ha una profumazione bella, però dura poco. Da after, ragazzi, che l'after non deve durare come il profumo. Si dice che after deve avere quella sua vita breve. Come alcol, mi ricordo che l'ultima volta che la provai, ti ammazza. Però, siccome la barba me la sono fatta in maniera corretta, non dovrei bruciare. Infatti non sto bruciando, lo sapete dove sto bruciando a morire? Qua, in questo punto qua, dove c'è proprio ancora la feritina aperta che me lo sono scavato con lo spillo per uscire il pelo incarnito, mi sento come se pulsa il bottone dell'autodistruzione, ve lo ricordate? Quella era dietro l'orecchia però. Costa picca e sa di bella, sì, patrimonio nazionale deve essere. Ciao Orazio, benvenuto. Ho saputo che ti sei infognato pure tu. Ciao nipotino, tanto scudere. Ho infognato pure a Santo, ragazzi. Ormai vi sto infognando a tutti. Pian pianino vi infogno. Perché questo mondo, ragazzi, appena che si incomincia a vivere, soprattutto il buon 80% di noi abbiamo dei problemi di irritazione per motivi sia di tecnica di barba che per i prodotti che usiamo, per il rasoio che usiamo. E nel momento in cui si trovano dei prodotti, non dico che devono essere per forza super top, anche se io vi massacro di comprarvi i prodotti top e non comprarvi i prodotti commerciali, perché poi ne provate uno buono e non li usate più. Uno buono, tanto vi fate 6 mesi di barba, però già con un prodotto commerciale che non sia almeno la bomboletta. E se vi spennellate e preparate la pelle alla rasatura, già le migliorie ve le gustate. E sono tanta roba. Asciughiamo il rasoietto. Oh, ha tagliato veramente bene. Peppino sarà veramente contento. Specialmente che lui mi diceva, sì, ma io lo so, mi rado, però non è che sono bravo. Poi all'evento si fece la barba davanti a me. Gli ho detto, oh, bugiardone, ma tu sei bravo a farti la barba.
Calcolate che gli avevo ripassato un rasoietto, però senza moletta, senza niente, solo con la pietra. Ma quel rasoio era un pochettino così a sganauè. E si è fatto una bella barba, quindi. Franca Leccia! Franco! Franco! Chi ha ridere? Chi ha ricordi? Per colpa di chi? Solo noi con queste cose. Con questa parola si aprono i mondi. Si torna indietro nel tempo, ragazzi. Oh, ha tagliato veramente bene questo rasoietto. Complimenti, Peppino. Oh, quanto ne so, l'hai presa a un'asta a niente, tipo a 20 euro, non so, l'ha preso un cazzo praticamente. E taglia in una maniera strepitosa e dolcissima. Alessandrino. Giuseppe Cacco è un addestratore di scimmie, ormai siete. E bravo, bravo, anche se sono di parte, eh sì. Onestamente sì, è bravo. Ha una bella mano, Peppino. Che quando uno è pacioccone, ragazzi, la pelle fa tanta piega. Non è che io sono magro, ma lui è bello pieno. Quindi se non hai quella manualità di tirarti la pelle quando ti radi, ti fai male. Come lui mi diceva, sì, ma io sto imparando. Non è che sono... Io poi all'evento l'ho visto che si è preparato per farsi la barba e sta a posto, siamo. Minchia, l'evento è andato perfetto e stasera corriamo. E invece no. Allora, non so da quanto tempo siamo in diretta. Abbiamo incominciato alle 9:40, sono 10:30. Che sapone hai usato? Quello che ti ho detto oggi, Ale, quello che mi hai regalato proprio tu. Proprio tu me l'hai regalato. E adesso riesco a fare la barba 2 volte a settimana senza rossori. Eh? Cari ragazzi, una statua mi dovete fare. Una statua. Mi pare che tu mi dicesti, Orazio, che te la facevi 1 volta alla settimana perché sennò ti ammazzavi. E appena che abituerai la pelle e alzerai l'asticella dei prodotti che usi, io ti faccio vedere che un giorno sì, un giorno no, la barba te la puoi fare. Io me la facevo con la macchinetta, ora me la faccio quasi tutti i giorni. 37 minuti, grazie. Come ti sei trovato? Prodottino, niente di che. Finita la sbarbata? Allora, scorrevolezza poco. Anche perché sono abituato già a prodotti più burrosi, più scorrevoli, quindi la differenza col mano libero l'ho sentita, che tagliava strepitosamente, quindi non è problema di rasoio, che sono liscissimo, una sbarbata micidiale. E quando ho finito la sbarbata e mi sono messo l'acqua sotto il rubinetto con l'acqua fredda per chiudere la sbarbata, non ti nascondo, mi sentivo la pelle effetto plastica, quindi pochi enzimi nutritivi, pochi burri che ti danno quella sensazione di velluto in faccia. Prodottino, diciamo, che si può usare, ma costa 30 euro questo qua, con la ciotola di alluminio. E io se devo spendere 30 euro, mi compro qualcosa di migliore, che c'è. Se invece ti compri solo il refill, che costa 16 euro, e tu dici, sai, mi voglio passare il capriccio, 16 euro. Onestamente, se ci metti qualche 4-5 euro, ti compri un sapone che fa scintille. Però se c'hai la scimmiazza, te lo prendi e lo provi. Non tocca a te, non tocca a te. No, no, c'è di meglio. Tu ormai sei abituato a certi tipi di eccellenze. Siamo abituati, soprattutto tu che sei un disgraziato conoscitore, a prodotti che nel post rasatura ti fanno la differenza. Quindi quando io mi faccio una barba con un prodotto del genere che mi sento la pelle tirare, mi incazzo. Allora, Calogero, il problema è una cosa molto personale. Ti faccio un esempio. Io la barba non la faccio per devozione, contropelo, perché io mi sono reso conto, perché l'ho fatto, l'ho constatato nelle prime dirette, che se io mi scannavo la faccia e mi facevo il contropelo, la mia pelle durava 4-5 ore in più liscia. Io per 4-5 ore non me lo faccio il contropelo a scannarmi. Tanto dalle mie parti si dice, mica sei di matrimonio. Ciao, Salvatore Blanco, ci siamo visti ieri. Grande persona. E quindi... Io non vi nascondo, vi lascio. Ciao Alessà, preferisco farmela a pelo e gli faccio un obliquo. Ovviamente se vado a salire un po' di barba la sento, ma sono pulito, ragazzi, posso uscire. E me la faccio tutti i giorni e gioco con i saponi. Non mi sgrano, il collo me lo divido perché il pelo mi va fino a qua a scendere e questo punto qua mi va a salire. Quindi mi fermo fino a qua e a questo punto me lo faccio a salire. Ora, nel tempo, cosa ho fatto? Ho abituato la pelle che invece di dividermela, da qua sotto me la tiro tutta a salire. Pure una telefonata. Me la faccio tutta a salire. E quindi... Se può fa. Salvatore Martorana. Quella, capitano.
Utilizzi una mola a nastro? No, no, pietra. Ciao Peppino! E quindi sbarbata d'eccellenza. Ora, voi non ci crederete, con i prodotti che ho usato, sì, per carità, ora ci ho messo l'Azzel, ci ho messo l'After, ma mi sento la pelle. Non è bella bella. Non è per essere esagerati, però la sensazione è quella. Anche tu lo sei, grazie. Sono di parte, ragazzi, ma mi metto un balsamo. Ciao Peppe, una domanda che forse interessa anche a te. Dimmi, la coramella del mastro lato tela. E furia, ci metti il candelo. Allora, a un certo punto si satura come pulitura, o meglio pulirla. Aspetta, altro, perché mi spunta altro. No, allora, nella coramella del mastro, se quella a candelotto, ma anche quella a pasta, o quindi o quella rigida o quella a telaio, quando tu vedi che la tela si satura, pigli la benzina dello zippo, che sarebbe questa qua. Ve la faccio vedere. Aspettate un attimo. Ve la faccio vedere. Questa qui. Io ce l'ho di due marche. Io la uso a fiumi. Questo qua, ragazzi. Questa qua è una marca, ma sempre lo stesso alla fine sono. Lo metti in una pezza di cotone e nella coramella ci passi sempre a uscire, mai a impastare. La tiri solo da un lato, fino a quando tu vedrai che ti uscirà il verde. Se lo levi troppo, o il candelotto o la pasta, se la pasta la metti col dito o la metti con quella paletta, a me viene meglio metterla col dito. E gli fai lo stratoparo e la fai asciugare. Se il candelotto e ne levi troppo, ci fai una passata leggera di candelotto. Non è che più metti candelotto e più lavora la pasta, ci vuole il giusto. Quindi, quattro passate, gli fai quelle quattro strisciate a posto. Non hai bisogno di compattarla completamente la coramella e ci vai a rilavorare un'altra volta. Essendo che la pasta di Mastrolivi è l'unica al mondo che ti dà un grit pari a 30.000 di grit, e 30.000, ragazzi, è tanta roba per una pietra. Quindi, quella essendo che praticamente è con la triellina, ma non darci fuoco, però. Allora, vi stavo dicendo. Così la faccio breve, sono di parte, mi metto un po' di balsamo fotonico, che chi lo conosce, ragazzi, sa che questo qua c'è scritto per gioco che è un balsamo, ma questo è un balsamo veramente di alta cosmetica. Io me lo metto quasi 3 volte al giorno e fa la differenza. Perché chi conosce ha letto l'Inci nelle passate, guardate che c'è qua. Ciao. La differenza si vede nella faccia e si sente soprattutto che la pelle ringrazia. Profumazione, ma figurati. Aggiorni, sentirò il mastro, perché ho avuto troppi casini, perché prima lo sentivo quasi tutti i giorni, ragazzi. Ora ho avuto troppi casini, so che lui è stato indaffarato a lavorare, a fare, a dire. Quindi l'ho lasciata anche un po' in pace e vi faccio sapere a come siamo messi con il rasoio, ma penso, ragazzi, che siamo a giorni, eh? Ormai ci siamo. Abbiamo aspettato tanto e finalmente avremo i tanto desiderati rasoi del gruppo, belli pronti. Ha gli stessi ingredienti del sapone? Sì, è qualcosina in più il balsamo, come enzimi e nutrienti, che non abbiamo messo nella crema perché nella crema, anche se l'abbiamo caricata a bestia, onestamente è una baggianata, perché quei 4 minuti, che 5 minuti che ti tieni la crema, caricare e metterci dei soldini nella saponificazione del fotonico, la pelle non riesce ad assorbire il tutto. Puoi mettere il giusto, il troppo storpia nella crema. Ci vuole il giusto, perché sempre 4 minuti te la tieni. Assorbirà la pelle quel ciccinino, ma ci vai a spendere soldi nella saponificazione come enzimi nutritivi, che non ne vale la pena. Invece, se tu glielo metti nel balsamo, che quello finita la sbarbata ti rimane per tutta l'intera giornata, idem con patate per l'after, la differenza c'è. Allora, sbarbata fatta.
dirvi, ragazzuoli? Il fotonico me lo sono messo, il pennello lo sciacquo con voi. Io ringrazio sia Michele Lapi per l'ospitalità che ho avuto al Barber. Ringrazio gli organizzatori che mi avevano invitato. Un cruccio, voglio dire un cruccio, che mi sta qua. Siccome le cose io non me le posso tenere, la voglio dire questa cosa. Mi ha fatto tantissimo piacere che le persone che abbiano organizzato questo evento abbiano usato questo gruppo, questa pagina, per sponsorizzare l'evento. Mi ha fatto tantissimo piacere e vi dico grazie, perché voi lo sapete, amo questo mondo pur non essendo un barbiere. Però mi sarebbe piaciuto pure sentire almeno una volta, almeno una volta sul palco, grazie del Barber Sicilia per la pubblicità, perché vuoi non vuoi sembra una vetrina di 5.000 persone. La cosa non si è fatta. Per carità, la giornata era movimentata, c'era confusione, però non lo so. Le cose sono andate come sono andate, anche se ringrazio l'organizzatore che mi è venuto a salutare, per carità. Mi sarei aspettato, forse perché l'avrei fatto io, una situazione del genere, perché in queste manifestazioni, specialmente che sono le prime che si fanno, c'è bisogno della complicità di tutti. E quando c'è il lavoro di tutti, lavoro io non ho fatto niente, ho messo a disposizione il gruppo per la pubblicizzazione dell'evento, mi sarebbe piaciuto anche una parola nei confronti nostri gruppo, visto che qualcuno di voi, che siete un pugno di disgraziati ormai, l'ha fatto rilevare, perché non vi sfugge niente, anche se io faccio finta che non capisco, minchia voi martellata alla grande. E quindi va bene così, ragazzi, vuol dire che doveva andare così. Non ha importanza. Non mi cambiava la vita, ma è un fatto di puntualizzare certe determinate cose, visto che per settimane hanno fatto pubblicità che mi ha fatto, vi ripeto, tantissimo piacere. Mi sarebbe piaciuto che spendevano due paroline per il gruppo, visto che sono forse il gruppo più grande della Sicilia, che do vetrina a tutto il mondo barber. Ogni tanto valorizzare il nostro è piacevole la cosa. Non è stata fatta, non è importante. Ci saranno tempi migliori. Detto questo, altra precisazione che mi preme dirla e farla. Importante, ragazzi, aprite le parabole, eh? Ci tengo, con questa cosa ci tengo, sono gli ultimi 10 minuti, gli ultimi 5 minuti. Il cerchietto, ragazzi, dovevo tenere il ciuffo, ve l'ho detto, perché mi sono fatto lo shampoo e non mi volevo tenere. Poi ve lo spiego. Precisazione importante che mi preme a dire sta storia. Allora, aprite le parabole. Come voi sapete, perché lo sapete la maggior parte di voi, io con tante persone di questo mondo, diciamo proprietari di altri gruppi, non ci sono andato mai a nozze. Ci sono state sempre le battutine, c'è stato sempre l'acidino nel mezzo, il mettere in zinzania o perlomeno mettere un pochettino legna al fuoco. Diciamo queste persone le ho ritrovate io all'evento. Non vi nascondo e vi dico sempre la verità, ragazzi, perché io ci metto sempre la faccia. Ci sono andato io mentalmente col piede di guerra, perché ne avevo sopportate troppe. Ho detto basta ora. Basta, perché poi l'educazione e la tolleranza ha un limite. Invece poi, in base alla giornata come è andata, sempre perché ci sono persone che lavorano, c'era lo stand di me, c'è tutta una conseguenza che magari certe volte la barbarie mentale che ti viene, l'ISIS. Forse sono anche i 43 anni che ti fanno placare i toni. Allora, quale meglio occasione? Perché poi tante persone di loro, tipo Roberto Santini, Alessandro Pistoia, Eric Chierati che non conoscevo, sono persone che magari fisicamente non vedrò più. Forse Alessandro, che diciamo di città, magari ci incontreremo in un bar, ma tutti gli altri non li vedo. Secondo me era bello sentire dall'altra parte che cosa avessero da dirmi, perché volevo capire che cos'era, diciamo, questa situazione di malumori, se c'era una battuta, ci mettevo nel carico, eccetera, eccetera. Voi lo sapete, nelle dirette che faccio io, ragazzi, non ho mai attaccato nessuno, non mi sono mai permesso di fare post per altre persone. Quindi ho voluto capire cosa c'era. Se come voi non sapete, ma ci sono dei precedenti per i nuovi entrati che non sapete, automaticamente mi è piaciuto chiarire questa situazione.
Cioè, o perlomeno dissele in faccia una volta per tutte, così uno capisce magari il tuo punto di vista, io sto nel mio, tu stai nel tuo. Su certi punti, forse ci siamo trovati d'accordo, su certi punti siamo completamente ognuno a destra, ognuno a sinistra, perché abbiamo punti di vista diversi, ma io la penso in un modo, lui la pensa in un altro modo. Io penso, ragazzi, che in questo mondo ci possiamo stare tutti senza romperci i coglioni, ve la dico bella, elegante, elegante, elegante. Però è giusto confrontarsi. Pur avendo sempre un'idea di una persona, perché alla fine non te ne scordi le cose. Io purtroppo ho un carattere, ragazzi, che perdono ma non dimentico. Però parlare è segno, secondo me, di avere coerenza dell'età che si ha. Una volta abbiamo avuto modo di confrontarci, vi ripeto, ognuno è rimasto nella sua posizione in certi punti forse abbiamo trovato un punto d'incontro, che sia veritiero da parte loro, che sia veritiero da parte mia, non si sa. Però ci siamo promessi e ripromessi che per quanto concerne se nei nostri gruppi c'è qualche mancanza di rispetto di qualche utente, invece di metterci il carico, magari avvertire l'utente dell'altro gruppo, o io avverto loro, e trovare un quieto vivere per amore di condividere questa passione, che deve essere una passione, perché fare diventare questo mondo guerriglia non va bene. Non va bene e non fa bene a nessuno. Visto che in questo mondo, come voi sapete, tante cose belle dette in faccia non si possono dire. Io lo posso fare perché non ho padroni. Quindi io, se un prodotto mi piace, lo dico e vi dico come lo è, perché me lo compro o me lo regalo un amico del gruppo, cioè ora me l'ha regalato questo prodotto Alessandro io. Certe persone non lo possono fare perché dietro c'hanno un'azienda che li ha pagati per recensirli oppure propongono il loro prodotto e quindi devono dire sempre che è eccellente, fantastico, ma fa parte del mercato, ragazzi. E chi vende il suo prodotto deve essere il migliore di tutti. Dalle mie parti si dice in maniera siciliana upisciaro, zoccoave e bannia, quindi fa parte del mercato. Abbiamo discusso vari punti dove io a sua volta non sono completamente d'accordo. La cosa bella, ragazzi, è stata, cioè se la posso chiamare bella, ma a me mi fa stare bene sul fatto, perché siamo persone grandi, che in certi punti ognuno è rimasto per la sua idea. Ci siamo stretti la mano, ci siamo fatti una fotografia. Ringrazio Alessandro che mi ha regalato un sapone nel senso di rispetto, di affetto. Dimentichiamo il passato, quello che c'è stato. Ma tutto questo non significa che lui sarà nel nostro gruppo, ma non per qualcosa, perché ormai le nostre strade si sono divise e che io sarò nel loro. È solo ed esclusivamente un abbasso alle armi. Diciamo così. Quindi le cose giuste, ragazzi, si devono dire, si devono raccontare. Ci siamo fatti pure una fotografia assieme per ricordare questo giorno, che possa essere un giorno da ricordare. Per il fatto, basta baggianate. Basta, perché non fanno bene a nessuno. Io onestamente con la coscienza sono a posto e gliel'ho detto più volte. Qualcuno di loro mi continuava a dire che io ancora dovevo dimostrare. Io non devo dimostrare niente a nessuno, perché io la sera ci metto tutte le sere la faccia. Io a te ti conosco solo per scrittura, Eric, quindi il fatto che tu mi dicesti a me, non lo so, tu ancora a me non mi convinci, non ti devo convincere a te. E te l'ho detto di presenza e te lo continuo a dire ora perché il gruppo deve sapere. Io non devo dimostrare niente a nessuno. Quello che dovevo dimostrare è quello che sono, le persone che sanno, che mi seguono, sanno chi sono. Io ti conosco solo per scrittura. Una cosa bella che mi hai detto invece è stata, nel momento in cui mi ricrederò di te, io sono una persona che ho le palle di dirti ho sbagliato. Io spero che quel giorno possa essere molto presto, ma non per il fatto di pigliarmi la soddisfazione, per essere coerenti in questo mondo. Detto questo e fatta questa parentesi, io spero anche agli utenti del gruppo di non fomentare discussioni con gli altri gruppi. Ognuno di voi è libero di andare in qualsiasi gruppo. E un consiglio che posso darvi, quando c'è qualche problemino, qualche cosa che non va, ragazzi, evitiamo di fare il puttanaio perché non fa bene a nessuno. Specialmente noi che questo mondo ce l'abbiamo come svago, come divertimento, come gioco. Viviamolo in maniera diversa. Se noi admin siamo i primi a innescare delle mine, è finita. Perché oltretutto in questo mondo c'è magari chi guadagna, chi campa la famiglia, chi ci arrotonda e non fa bene a nessuno. Quindi cerchiamo tutti di avere un contorno, ovviamente, ragazzi, il primo che sbaglio sono il primo a massacrare, perché questo qua è stato l'ultimatum dalla serie. Ci siamo stretti la mano, ci siamo fatti la foto, però puttanate e basta, perché ora sarebbe dalla serie non guerra, io
io vengo a casa diretto, senza pietà. E la stessa cosa penso che loro farebbero con me. Quindi, automaticamente, stop, concordo al 100%, sante parole. Ragazzi, la verità. La verità. Poi mi scorderò qualcosa, magari vi ho raccontato qualcosa di parte a modo mio. La verità sta sempre nel mezzo. Ma ho cercato di ricordarmi onestamente tutto quello che ci siamo detti. Ho parlato con Santini, che è una delle persone che ho conosciuto prima di tutto in questo mondo per telefono. Uno dei primi che mi diede delle dritte per quanto concerne l'affilatura, e in un certo qual modo sono debitore a questa persona. Poi, giustamente, essendo che Roberto è una persona magari non che si fa influenzare, secondo me lui pecca che vuole essere amico con tutti, ma amico con tutti non puoi stare. Devi prendere nella vita una posizione, specialmente quando hai un'età. E quindi tante le volte secondo me ha peccato, però mi è piaciuto che una persona grande abbia riconosciuto i suoi errori. E questo fa parte che alla fine la concretezza c'è, non siamo solo per fare i leoni da tastiere. Stessa cosa con Alessandro, tanti punti siamo completamente ragazzi disumani, cioè lui a nord e io a est dall'altra parte del mondo però. Però nella vita non si può essere uguali. Il mondo è bello perché è vario, perché se fossimo tutti uguali sarebbe una monotonia du palle gigante. Quindi ci può stare. Siamo quelle classiche persone che vicine non possiamo stare perché mentalmente siamo completamente opposti, facciamo parte dello stesso mondo e non è giusto guardarci magari in un altro evento con l'occhio maldestro che aspetto che tu mi fai lo sgarbetto perché mi hai detto la battuta precedentemente nel posto e io per alzarti le mani o viceversa tu a me. Queste cose non devono succedere. Invece è molto meglio che magari se ci saranno altre possibilità di eventi, incontrarsi, stringersi la mano, tu per la tua vita, io per la mia vita, tu per il tuo mondo, per il tuo gruppo, per il tuo modo di gestire il gruppo, che condividi e ti piace, a me non piace. Stessa cosa a te non piace il mio, io per il mio mondo, per la mia strada, eccetera, eccetera. Detto questo, ragazzi, precisazione che mi era doveroso farla perché voi dovete sapere tutto, perché come vi dico sempre, io non vi ho mai tradito, mai, quindi verità sempre allo stato puro. Poi ognuno piglia le sue considerazioni, ovviamente se voi l'avete con qualcuno, io non è che vi posso dire, ragazzi, non massacratelo perché siete grandi, vaccinati e con i peletti nel culo, si dice. Quindi automaticamente ognuno poi si piglia le sue responsabilità. Però mi piacerebbe che ci fossero i toni più giusti. Poi se qualcuno merita distruzione totale, io sono il primo, ve lo ricordate, l'autodistruzione. Detto questo, che vi devo dire più? Il discorsino l'ho fatto, quello che mi sono ricordato ho detto. E niente, vi ho detto tutti. Bravo Giuseppe. No, ragazzi, non è questione di essere bravo, è secondo me questione di essere coerenti con l'età che si ha. Perché lasciare i discorsi in aria senza un retroscena o dietro un discorso, a prescindere tu cosa pensi di una persona che ti ha fatto incazzare a bestia, secondo me lasciarlo nel dimenticatoio o in aria questo discorso era completamente sbagliato. Non vi nascondo che a tanti di voi che io reputo persone, non faccio i nomi. Persone che mi sapete dare il consiglio giusto, ho chiesto consigli dalla serie pigliali tutti e fai di testa tua. Ho fatto un cocktail delle azioni e poi diciamo, ci ho messo del mio e sono arrivato a questa conclusione qua. E sono arrivato alla conclusione di avere la possibilità di guardarli a quattro occhi, cosa importante, e capire un pochettino come funziona la cosa. Il mondo è bello perché ha variato. È così. Sei grande? No, ragazzi, non è questione di essere grande, forse è l'età. Se avessi avuto 20 anni, vi posso assicurare che già mi ero fatto arrestare per certe volte che mi sono incazzato. Come certe volte, magari nelle mie risposte avrò fatto incazzare loro e mi avrebbero ammazzato a me. La stessa identica cosa, ammazzate tra parentesi, cioè a livello burlesque. È la reazione che si ha magari in dei discorsi perché si innescono, ragazzi, i meccanismi tante le volte. Che sono veramente penosi perché magari uno dalla giornata incazzata incomincia a scrivere cose su Facebook e si lascia andare e si innescono situazioni che non fanno bene al settore. Vi ripeto, è molto meglio che ognuno prenda la sua strada, che non ci sia la polemica fra di noi, incontrarsi un evento, se ci stringe la mano, stop, tu per la tua e per la mia, tu parli nel tuo gruppo, io parlo nel mio gruppo, ognuno si va la sua vita. Andare possibilmente dentro 500 metri quadrati. E guardarsi con l'occhio maldestro, aspettare che succeda qualcosa per succedere la rissa,
No, non va bene. Meglio così. Ognuno per il suo mondo, per il suo modo di vedere questo mondo. Io lo vivo così. Onestamente parlando, voi mi state dando il consenso che vi piace questo modo di gestire. Io sono così. Mi disse uno, tu sei così, sei Giuseppe. O lo ami o lo odi. Forse ve lo disse Michele Lavi. Proprio bello, papele papele. Io non ho altro per dire senza problemi. Ma vai a rompere senza pietà. Me ne fotte. Vino buono. Pela, chiudi, devo dormire, sono stanco. Sì, Gioia, perdonami. Perché lo so che se io non chiudo, poi rimanete col pensiero che ci rimanete male, che finisce la diretta. Detto questo, io vi saluto con i due detti del 2019, ma sicuramente che accompagneranno il 2020. Tante persone non hanno capito ancora che i numeretti su Facebook o su YouTube è come essere milionari al Monopoli. Non servono un cazzo. Seconda frase. Che ormai è il tormentone, fanculi soldi spicci. Chi ha capelli tagliati a sto prezzo? La buona serata, ragazzi. Ci vediamo domani o dopodomani.